Dopo essere entrato a Montecitorio con i sandali, lei cede parte del suo stipendio da deputato, trattiene solo 2.500 euro e il resto lo dà ai poveri. Lo stipendio che trattengo in realtà è esattamente lo stipendio che prendevo prima facendo, insomma, collaborando con due realtà, in particolare con una cooperativa sociale di inserimento lavorativo. La somma dei due part-time, con le detrazioni e gli assegni era quella cifra lì, e quindi io, mia moglie e i miei figli, i cinque figli, abbiamo tutti insieme deciso, ma questo ancora prima di entrare in Parlamento, che se fossi andato in Parlamento non avremmo cambiato la nostra classe sociale. Insomma, noi veniamo da una famiglia operaia, i nostri genitori ci hanno insegnato a lavorare nella sobrietà e nella gioia. È evidente che avere sul conto corrente 3.000 euro, 4.000, come abbiamo normalmente, trovartene all'improvviso 20 e il mese dopo altri 10, il mese dopo altri 10, non sei più nella tua classe sociale. Cominci a dimenticarti dove sei, da dove vieni e non sai più dove vai. Cioè, il fatto di fare un biglietto, un deputato, un parlamentare che faccia il biglietto di seconda classe sembra una cosa talmente strana. Pensi che una controllora ha voluto addirittura fare la foto, cioè per dirle, no, il livello. E poi tutti che mi dicono: ma lei è dei 5 Stelle, perché poi porto anche i sandali, perché anche i cittadini mi hanno chiesto di andare a Roma, e pagano i cittadini, e va bene, però pagano in seconda, non possono pagare in prima. Senta, ma non pensa di aver sbagliato partito? Non si sente un po' grillino perché anche loro cedono parte dello I stipendio? grillini che ho conosciuto io sono splendidi ragazzi, un po' esagerati talvolta. A me piacerebbe che fossero un po' meno inquadrati e coperti. Loro mi dicono: guarda che non siamo così, in realtà decidiamo tutto noi, Grillo e Casaleggio non c'entrano niente. Purtroppo io però prendo atto e glielo dico anche a loro di quello che vedo, che leggo. A me non sembra che Grillo e Casaleggio non dicano niente, non continuino niente. Mi sembra che continuino un po' troppo. Io, per esempio, ad un uomo di 87 anni che viene per la seconda volta in Parlamento per salvarsi, che sia piaciuto o che non sia piaciuto, ma non alzarsi in piedi, però devo anche essere sincero, trovo in molti di questi ragazzi e di queste ragazze una voglia di portare una ventata di novità e di impegno e anche di volontariato. Tra i miei figli c'erano lì il papà e la mamma che spiegavano e dicevano la scelta di vita che avevano sempre fatto e che volevano continuare a fare. Ma questi ragazzi, non so se hanno lì un papà e una mamma in parte, se li ritrovano e rinunciano. E insomma, sono da lodare, cioè così giovani essere già capaci di scelte così che colpiscono così tanto, perché se ho io 3-4 mila euro sul conto corrente, molti di questi ne avranno avuti 1.000. Sono belli da questo punto di vista, perché capiscono il momento, capiscono che non tutto può essere subito, tutto e subito. Insomma, in un mondo come il nostro, dell'arrivismo, del protagonismo, del crescere sempre di più, beh, questi sono bellissimi segnali. E lei si batte molto per la famiglia. Diciamo che il governo Monti ha vessato particolarmente le famiglie, anche se ovviamente per il bene del paese, però ha pensato poco ai meno ambienti. Sì, ma guardi, ha fatto molto di più in un anno per le famiglie del nulla che aveva fatto Berlusconi prima, eh? E tra l'altro magari qualcuno anche che ricordasse che quello che ha fatto lui quando è diventato Presidente del Consiglio non l'ha più fatto nessuno, cioè lui si è tolto lo stipendio. Il suo predecessore, che è un plurimiliardario, non ci aveva neanche provato, insomma, ecco. Berlusconi è preoccupato di aver mandato una lettera anche a me dicendo che mi restituivo qualche neanche ho pagato e che qualcuno adesso gli dica: ma se hai il governo adesso restituiscimelo, no? Con i comuni che stanno come stanno, io mi chiedo davvero se questa è la priorità. Per me l'aumento dell'IMU è molto più grave della riduzione dell'IMU. Io non conto niente, sono l'ultimo arrivato, sono un signor nessuno. Lei continua a chiamarmi onorevole, ma per carità, non ho fatto nulla fino adesso di onorevole. Anche Certamente questo sa sono. molto di grillino. Sì, no, La ma chiamo no, anche ma lei cittadino. vuole farmi proprio passare. Intanto siamo vicini, stiamo seduti vicini, quindi faccio anche alla svelta, perché ho soltanto la scala in mezzo che ci divide. Faccio: no, ma adesso scherzi, scherzi a parte. In sostanza non ho ancora fatto nulla di onorevole per poter essere definito tale. Chissà, tra qualche anno, se magari durerà la legislatura, sarò riuscito a fare qualcosa di onorevole, di onorato per il mio paese.